Un carissimo buongiorno a tutti coloro che ancora mi ascoltano questa mattina. Leggiamo insieme dalla scrittura, in modo particolare in Ecclesiaste capitolo 4, versetto 6. Vale più una mano piena con riposo che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. E ancora Marco capitolo 8, versetto 36. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Overbooking. L'overbooking, o eccesso di prenotazioni, consiste per le compagnie aeree nel vendere un numero di biglietti superiore ai posti effettivamente disponibili, presumendo la defezione di un certo numero di passeggeri. Così, talvolta, gli aerei sono talmente pieni che gli ultimi arrivati non trovano posto. Spesso accade anche nella vita di tutti i giorni di avere più impegni del tempo a disposizione. Il cellulare incollato all'orecchio, l'agenda elettronica in tasca e il computer nella valigetta. Gli affannati del mondo moderno non hanno un minuto per se stessi. Presi dalle loro molteplici attività, esauriscono tutto il loro tempo e talvolta la loro salute e rischiano di trascurare l'essenziale. Amici cristiani, cerchiamo di non lasciarci sopraffare da un'iperattività pericolosa per la nostra vita spirituale. Teniamo da parte un po' di tempo e un po' di energia per il Signore. La Bibbia ci invita a esercitarci alla pietà, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 4, versetto 7, cioè a intrattenere una reale relazione con Dio. Questo presuppone che utilizziamo del tempo per ascoltarlo tramite la lettura della sua parola, per parlargli tramite la preghiera, per frequentare le riunioni cristiane e annunciare agli altri il Vangelo. Un tempo un profeta ha interpellato un ragazzo con queste parole: "Tu fermati e ti farò udire la parola di Dio." 1 Samuele capitolo 9, versetto 27. Fermati, tu che stai ascoltando. Ascolta attentamente Dio che ti parla e potrai afferrare il messaggio del suo immenso amore. Che il Signore ci benedica.